Luca Calvani, originario di Prato, ma hai lasciato Roma per tornare in Toscana, è vero questo? Sono tornato in Toscana, sono camaiorese, quindi ho fatto una scelta proprio, l'Alta Carfagnana, la Valle di Camaiore, insomma la nostra Toscana offre scorci bellissimi, io penso di essermi accaparrato un posto meraviglioso, un angolo di paradiso, dove faccio appunto lifestyle toscano, perché faccio un bed and breakfast, faccio home restaurant, quindi cucino, stegamo, faccio anche la pizza. Stegami però, diciamo, l'hai lavorato con registi come anche Woody Allen in To Rome With Love. Sì, sono, penso sia la cosa bella del nostro mestiere, che ci permette, se si è abbastanza fortunati, perché quello è solo fortuna, di conoscere e di lavorare con grandi maestri. Penso, con Woody ho fatto proprio, cioè, con Woody penso la cosa più bella sia stato il provino, perché è particolarissimo, perché hai solo le tue battute, viene tagliato tutto il resto del copione, ti viene date delle striscioline e quando lasci l'appuntamento viene tritato, distrutto il copione tuo. Ti fa arrivederci e poi te lo tritano davanti, ogni prova della tua presenza qui è stata distrutta. Ricordiamolo, anche un cameo in Sex and the City, una serie culto per tutte le ragazze italiane e del mondo. È arrivato adesso, quando, ai tempi quando lo facevamo era già una cosa molto importante, a New York ho girato nel 2001, nel febbraio 2001, quindi insomma in Italia ancora non c'era questa passione per quello, è poi il modo di raccontare la donna moderna. Penso ci siamo arrivati con un po' di ritardo, ma siamo arrivati sicuramente una bellissima emozione, anche lì grandi professionisti con cui ancora ho rapporti, perché il produttore di Sex and the City per esempio adesso è quello al produttore del Morning Show, il nuovo show che è su Apple Plus di Jennifer Aniston, quindi queste persone che cambiano e raccontano le storie, che cambiano la nostra percezione e fanno massa critica, in realtà continuano a fare grandi cose, grandi... E adesso hai detto stegami, ma noi vogliamo sapere qualcosa di più su quello che stai facendo in questo periodo. Allora, io sono impegnato nel montaggio del mio film, la mia prima regia, e sono qui oggi infatti con Francesco Ciampi, che è il mio protagonista, il mio talentuosissimo protagonista del film, che si chiama Il Cacio con le Pere, quindi sempre giusto, perfetto per Italy. Faccio quello, faccio il mio bed and breakfast, ho una linea di profumi in uscita e faccio il gin. Ho un gin toscano, fatto con l'acqua di Pistoia, col camuciolo, con l'elicriso di Lucca, e mentre invece ho devi sapere che il ginepro viene da Pontassieve, in tutto il mondo il ginepro viene da Pontassieve, davvero, Gordon Gin, tutti i nostri gin che abbiamo visto bevuto, gli inglesi in realtà, vengono prodotti con ginepro nostro, e questa cosa mi ha fatto venire voglia di farne una anche a me, siccome uno non lo da fare, no? Insomma, non stai fermo un attimo. No, quello no, perlomeno mi piace avere tanti pentolini in continuazione da dover girare, poi alcuni sono più grossi, alcuni sono più piccini. L'ultimissima domanda, per stasera siamo qui a Italy per In Toscana in Cucina, il tuo piatto preferito toscano? Ah, come si fa? Allora, io sono partito per l'America con la ricetta dei crostini con i fegatini, il patè di fegatini per me è fondamentale, la prima cosa che ho provato a fare. Poi mi piace fare i tortelli di patate alla mugellese. E ora mi sto investigando più sulle varie cose alla vegetariana, perché mi piace anche mangiare molto meno carne adesso, e quindi mi piace, la mia specialità è lo spezzatino fatto con il seitan, da provare.